Che disastro per Ferrari, dalle stelle del venerdì dove sembrava essere molto forte in palla alle stalle con una qualifica veramente terribile. Partiamo dall'alto e dico che Norris ha fatto una gran performance in pista. Un weekend fatto fino ad ora in maniera molto pimpante e sempre col sorriso sui denti. La stessa cosa però non è capitata a Piastri, perché se vedete il giro migliore l'ha fatto, ma in Q2 è rimasto il secondo tempo migliore fino alla fine della qualifica e peccato che lo doveva fare anche nella Q3, cosa che purtroppo non è avvenuta. Ha commesso questo brutto errore in curva 16 e non ha migliorato il suo giro precedente arancione, cioè che quello il primo della Q3. Certo che comunque anche quello arancione era peggiore dell'ultimo giro in Q2, cioè quello in bianco. Per darmi poi delle spiegazioni anche in base a quello che è successo alle Ferrari, che ovviamente tra poco andremo a vedere, ho creato dei grafici delle temperature dell'asfalto. Come dicevo nel video precedente nell'FP3, essendo l'FP2 e le qualifiche fatte di sera, beh, sono calate non di poco le temperature rispetto all'FP3, ma magicamente un po' di auto non hanno ritrovato il giusto grip. Effettivamente Q1, Q2 e specialmente Q3 è scesa la temperatura di un paio di gradi proprio nel momento dell'ultimo giro utile a stabilire la pole. Potrebbe essere questo il motivo per cui alcune macchine sono uscite così tanto dalla finestra di temperatura e non hanno performato a dovere? Per quanto riguarda Piastri, ho messo, come dicevo prima, in bianco il giro del Q2, che alla fine è il miglior giro che ha fatto in qualifica, in arancione il primo giro in Q3 e in blu l'ultimo giro della Q3. Praticamente si vede che il bianco è il più veloce col gap a zero e c'è tanta trazione in pista. L'arancione perde già di più a metà circuito e l'ultimo blu, nonostante Piastri accelere ben più di prima e di più, ovviamente essendo l'ultimo giro utile lo fa veramente al massimo, tipo alla 8 e alla 11, in realtà poi arriva a fine giro e commette un sovrasterzo alla 16. Ma è possibile che una temperatura così bassa abbia in realtà intaccato anche il suo Q3? Chi invece ha fatto un assalto all'ultimissima curva è stato Verstappen, che è migliorato tantissimo rispetto alla difficoltà del venerdì. Guardate i microsettori, il colore blu di Max non è poco, anzi nella prima parte del circuito è ben presente, specialmente nelle curve a gomito, ma lascia tantissima strada, quindi il colore arancione, nell'ultima parte dove è tutto il colore quindi della McLaren. Andando a vedere la telemetria, infatti si vede che nella prima parte del circuito il gap di Max era anche minore, quindi più veloce di oltre 3 decimi. Questo grazie alle prime 3 curve fatte con più velocità e con più acceleratore, il 100% contro il 78%. Ed infatti dal focus si vede che qui è sensibilmente più veloce. Dall'onboard si vede che Max sceglie di andare con un più angolo volante alla 2, tant'è che ha più sterzo proprio per far aprire l'uscita e cercare di migliorare la 3. Guardate nel fermo immagine successivo infatti quanto è più avanti rispetto a prima, che erano praticamente pari. La stessa cosa succede alla 7 con un angolo volante un po' più chiuso. Nelle successive sostanzialmente sono pari e alla 10 in poi inizia a perdere sia di velocità di punta con 5 km/h in meno, nonostante un errore di Norris alla 12 che deve cedere per pochissimo tempo l'acceleratore all'84%, e questo lo costringe a fare anche una traiettoria alla successiva 13 che lo porta ad essere più largo di Max, perché se mentre il campione del mondo sta con la gomma sinistra sulla linea bianca, Lando invece è ben più distante. Dove inizia a perdere Max è all'uscita della 14 in poi, col gap che sale man mano sempre di più, un decimo e qualcosa, e nonostante la velocità massima sia di 2 km/h in più, in realtà il gap resta immutato e a favore dell'inglese. Per la verità è curioso notare come anche alla curva 16 la facciano in maniera diversa, mangiando in modo diverso il cordolo interno, e anche alla 18 si ripete più o meno la stessa differenza. Il secondo tempo di Max è un gran bel giro, e se consideriamo quanto era indietro rispetto al venerdì, si capisce quanto sia stato miracoloso il lavoro fatto nella notte dalla Red Bull. Ma c'è stato anche un altro fattore molto importante che è passato in secondo piano e nessuno ci ha dato la giusta importanza, ma analizzando per bene la qualifica si nota bene, cioè che sin dalla Q2 in Red Bull hanno sempre posto grandissima attenzione alla preparazione delle gomme. Max si è fatto un giro di Q1 in solitaria, e non è un caso che sia Max che Checo sono stati i primi ad uscire nel Q2 proprio per gestire in maniera autonoma l'autolap. E chi è uscito tra i primi della Q3 prima dell'incidente di Sainz? Max,
tant'è che gli è stato cancellato il giro già fatto proprio a causa dello spagnolo che solo allora si doveva ancora lanciare. Questo fa capire che in realtà la Red Bull è andata in fase di qualifica con un obiettivo molto importante, cioè tenere la finestra delle temperature e preparare meticolosamente il giro di preparazione. È una cosa che Red Bull non fa spesso, anzi tante volte in realtà Max si è lanciato per ultimo o comunque tra gli ultimi. Questa qualifica a Singapore invece è stata proprio preparata a puntino sotto questo punto di vista e hanno proprio centrato l'obiettivo di impensierire il direttore Vali in una pista che non era assolutamente congeniale al Red Bull e invece parte in prima fila. Per quanto riguarda Leclerc invece, al contrario di Max, c'è stato una vera e propria debacle, perché sia in Q1 e in Q2 specialmente col terzo tempo la prestazione si era avvicinata, nel Q3 però il giro è stato davvero pessimo. Io mi sono visto un po' tutti quanti gli 8 minuti dell'outlap e onestamente non ho visto nessuna differenza rispetto agli altri suoi giri di outlap e anche quelli degli altri. In uscita dei box l'unica cosa da notare è che viene avvisato che l'anteriore è leggermente più basso di temperatura, quindi deve raggiungere dei gradi ottimali sfruttando la frenata, ma ciò comunque succede normalmente nella qualifica. Pare lo faccia anche la preparazione, la gestione aveva anche del margine, ma di fatto il suo giro lanciato poi è risultato pessimo, al di là del track limits in curva 2 che poteva essere tranquillamente evitato, o forse è stato anche quello dovuto a un surriscaldamento eccessivo nel giro di preparazione e quindi ha sbilanciato un po' gli assi anteriore e posteriore, ma comunque il tempo era molto più lento di quello di Hülkenberg che era in sesta posizione. Sono andato a ricavarmi i dati della telemetria del giro e l'ho messa a confronto con quello di Norris in Q3 ed è palese quello di una macchina praticamente senza grip. Dal video non ne parliamo nemmeno, perché se vediamo dall'onboard c'è tanto sottosterzo e poca aderenza, ma dalla telemetria si vede che al volo che c'è qualcosa che non va. Praticamente in ogni curva c'è uno scalino che va su, fateci caso, in ogni uscita di curva, nonostante lui che cerchi comunque di tenersi l'acceleratore puntato mai allo 0% con una suolina bianca, beh, il gap sale in modo importante e si stabilizza solamente nei rettilinei tipo qui e qui, segno che comunque le condizioni di aderenza erano davvero scarse proprio nelle curve ed in ogni curva perdeva. A fine giro poi è uscita la frase di Leclerc: perché in uscita dei box eravamo a meno 10? Io inizialmente non capivo, perché meno 10 mi sembrava troppo per riferirsi alla gomma. Poi nelle interviste in realtà si è capito che si riferiva proprio alla temperatura della gomma e 10 gradi non sono assolutamente pochi. Leclerc poi a un certo punto chiede a Brian che cosa è successo all'anteriore e la risposta che gli dà è: non sappiamo questa risposta per questo fatto qui. Secondo me semplicemente l'ingegnere non gliel'ha voluto dire in diretta mondiale. Ma il mistero a un certo punto si infittisce quando nell'intervista Leclerc dice che palesemente la gomma era fuori temperatura. Vasseur invece, d'altro canto, dice che era giusta la temperatura e quindi non capivo il perché. In realtà poi mi sono andato a cercare le interviste internazionali dove il monegasco si sbilancia un po' di più e ha detto che una termocoperta non ha funzionato bene in qualifica, quando invece aveva funzionato bene fino ad allora. Yeah, a problem that we've never had throughout the whole weekend, from tires, blankets not working properly getting out of the pits, and the front tires are super cold, so I had to push like crazy on the outlap to try and recover the temperature. Never happened. That's it. Allora ecco che in parte si spiega ciò che è successo, ma onestamente non si spiega proprio il mancato recupero dei gradi. Cioè, anche se erano quei 10 gradi che mancavano all'appello, ma in un minuto e mezzo e oltre di outlap non hai recuperato almeno la metà? È stato invece un problema di una finestra troppo ristretta di operatività della gomma? Oppure bisognava fare maggiore attenzione, come invece ha fatto Verstappen? Sainz, dopo il botto con il muro, ha spiegato nelle interviste che ha dovuto lasciar passare un paio di auto prima di lanciarsi nell'ultima curva e quindi aveva raffreddato e sporcato le gomme, perché per far passare l'auto, che se non sbaglio era quella di Piastri, era andato fuori traiettoria ed ecco che le gomme dello spagnolo sono andate in crisi alla prima accelerata. Mi sembra il tutto un po' troppo sensibile, un po' troppo debole. Chiaro che è stato un errore suo e l'ha anche ammesso, non c'è dubbio, ma entrambi i ferraristi, guarda caso, sono finiti dietro per delle gomme non al massimo.
c'è da rifletterci un po' su. A questo punto, in vista della gara, la situazione lato Ferrari secondo me è praticamente drammatica. Fin dal primo video di Singapore avevo detto che una track position qui è fondamentale. Non è un circuito cittadino come Monaco, ma superare non è di certo facile. Aiutano le quattro zone DRS, che erano tre fino allo scorso anno, quindi partire insomma dietro non è il massimo. Non è decimo in un circuito che invece doveva essere abbastanza favorevole, fa svanire praticamente tutti i sogni di gloria dei tifosi di Ferrari che avevano invece preventivato. Inevitabile a questo punto sarà o una strategia pazza o una safety car al punto giusto per raggiungere il podio, se no non ne vedo bisogno, non ne vedo altrimenti. Peccato, perché nelle simulazioni gara, che ovviamente sono a questo punto da prendere ancora più con le pinze, visto che anche le simulazioni qualifiche nell'FP2 erano ottime e poi invece abbiamo visto come sono andate a fine, dicevo che le simulazioni gara erano molto positive per Ferrari, con le sue linee rosse e gialle che erano praticamente in mezzo alle due McLaren. Anzi, se consideriamo che sia Sainz che Leclerc hanno avuto il traffico di Bottas mentre facevano queste simulazioni con un paio di giri, Norris era comunque su gomma soft e non con la media degli altri, la simulazione Ferrari non era affatto male e sembra essere più o meno in linea con quella delle tutte e due delle McLaren. Più lontanuccia invece era quella di Max in rosa, ma è lontanissima quella di Perez, che però partendo dietro non dovrebbe essere un problema per nessuno. A mettere però ancora più zizzania ci pensano appunto le Mercedes, che partono in seconda fila e anche loro avevano dei passi discreti, ma sembrano leggermente più lenti di quelli di Ferrari. Quindi da queste simulazioni pare che non ci sia questo gap da parte di Ferrari così prestazionale tanto da poter sperare in una rimonta facile. Però onestamente sono proprio curioso di sapere cosa ne viene fuori. Scrivetemi nei commenti il vostro pronostico. Sono poi impaziente di sapere se il passo in gara di Ferrari a questo punto cambierà, e soprattutto, ma Norris, secondo voi, in partenza si farà fregare o no? Questa è la cosa più importante della domenica. Buona gara a tutti ragazzi e al prossimo video post gara. Ciao ciao ciao.